Ciao tesori, bentornati sul canale o benvenuti se siete dei nuovi iscritti. Oggi voglio... Secondo te non doveva suonare il corriere ora? Ringraziamo con tutto il cuore tutti i corrieri che lavorano per noi, ma se c'è la probabilità che un corriere suoni, o sono in doccia o sto registrando. Comunque, oggi ritorno con il format che mi avete più richiesto in questi mesi. Mi avete chiesto di ritornare con questo format tantissime volte. Io vi ho sempre detto che mi stavo prendendo una pausa perché volevo che il format prendesse una piega diversa, perché è comunque un format di intrattenimento ma attraverso la quale io riesco a insegnarvi qualcosa, a trasmettervi quella che è la mia passione. Ho pensato di portare un'analisi nel corso del tempo, anche parlando con il mio amico Nico, alla quale mando un bacione, perché anche lui mi ha detto: devi smetterla, devi tornare con queste benedette reaction. E quindi ho pensato di analizzare le persone facendoli come una consulenza nel corso del tempo. Ho deciso di fare questa prima analisi consulenza reaction, chiamiamola come vogliamo, a Clio Zamateo, aka Clio Makeup. Ah, ovviamente, disclaimer per tutti i fan accaniti, questo video non è contro Clio, è semplicemente un'analisi. Pace, amore e gioia infinita. Allora, il primo video che ci guardiamo insieme è appunto del 2009, agli esordi di Clio, in cui lei ci fa vedere come sta realizzando uno smokey eyes. Sapete bene che lo smokey eyes è uno dei miei look preferiti e soprattutto è uno dei make-up più versatili e che sta bene veramente a tutti se adattato ovviamente a quella che è la morfologia del viso. Clio qua è veramente giovanissima, biondissima e ha delle sopracciglia super spinzettate. Ovviamente io andrò anche a fare un'analisi basandomi su quello che è il periodo storico in cui questo make-up è stato fatto, basandomi su quello che è lo stile. In questo video quindi lei appunto va a realizzare questo smokey eyes, mostrandoci anche come si possa realizzare un trucco di questo tipo su una persona dall'occhio incappucciato. Infatti vi assicuro che l'occhio incappucciato è la tipologia d'occhio più diffusa. Semplicemente la tipologia d'occhio con la quale noi nasciamo, o può essere un occhio che si va ad incappucciare con l'età. E secondo gli armocromisti lei dovrebbe essere una primavera, quindi dovrebbe portare meglio i colori caldi, ma secondo me questo look le sta bene, rende i suoi occhi che sono bellissimi, perché ha quest'occhio in queste riprese sembra quasi un celeste grigio, ancora più intenso. Lo smokey eyes succhia gli occhi chiari, per me è qualcosa di meraviglioso. Andando avanti abbiamo un video del 2011 in cui Clio ha già iniziato l'accademia, infatti lei ha fatto il MUD in America, a New York. Ci fa un tutorial in cui realizza questo che è un make up da sposa. È andata a creare un trucco sposa correttivo, quindi ha creato questa mezzaluna che si usava veramente tantissimo, andando a creare qua questa ombreggiatura, mettendo un panna nella palpebra mobile così da illuminarla e portarla fuori. È andata leggermente a bordare l'occhio, un trucco di una semplicità disarmante. Quello che secondo me non valorizzava Clio in questo make up sono le sopracciglia, che ha rese più spesse come vedete rispetto a 2 anni fa, però gli dà questa forma molto rotonda. Lei ha un sopracciglio comunque molto rotondo che va a chiudere e a portare verso il basso. Questo inevitabilmente rende lo sguardo triste. Noi il giorno del nostro matrimonio non vogliamo apparire tristi, giusto? Per quanto riguarda la base viso, le sta bene, è luminosa. A me piace caricare un po' di più sulle guance, so che a molti non piace, però un make up sposa è fondamentale per una questione di durata. Spostandoci avanti, quindi andando più o meno verso il 2014,
abbiamo un make up autunnale e qua appunto abbiamo un capello che tende più al caldo, che tende più al giallo. In questo caso vediamo per la prima volta Clio indossare un look con un eyeliner grafico nero, quindi un eyeliner tirato dritto e non sfumato. Nell'occhio incappucciato, secondo me questa tipologia di eyeliner non è valorizzante. Metto questo fermo immagine per farvi vedere che lei ha un occhio più incappucciato dell'altro. Ha tirato le linee uguali, però otticamente comunque appariranno diverse perché le pieghe dell'occhio ci sono e fanno apparire la linea più frastagliata e diversa l'una dall'altra. La codina dell'eyeliner, vedete, da una parte va dritta, dall'altra parte vedete come va verso il basso perché la palpebra proprio la spinge. In questo caso mi sarebbe piaciuto vedere una linea sfumata perché secondo me proprio sta bene con il look più smoky, più sfumati. Quando l'occhio incappucciato appare triste, cade verso il basso, inevitabilmente trovo che ti faccia apparire più stanca. E quindi cercare di dare proprio un effetto correttivo liftante verso l'alto con le sfumature è la soluzione migliore. Andiamo ancora avanti e arriviamo al 2017. Qua abbiamo due versioni di Clio. Ve le voglio mostrare appositamente proprio perché abbiamo una Clio dai capelli scuri e con un trucco freddo, gioielli freddi, e una Clio invece con i capelli più chiari, più caldi, trucco caldo, dalle tonalità dell'oro, e metterle a confronto. Partiamo dal primo look e vi dico che io questo look lo adoro. Secondo me con questo look sta divinamente e io voglio mettere poi a confronto con l'altro e farvi una domanda. Abbiamo una Clio dei capelli più scuri, un occhio che viene intensificato al massimo con questo nero e sembra ancora più chiaro, dei gioielli argento a supportare tutto questo freddume che io personalmente adoro. Con il capello scuro non sta male, a me piace, ma perché a me personalmente mi piace questo contrasto, mi piace molto la pelle chiara, l'occhio chiaro e il capello scuro. Le sopracciglia le avrei sicuramente scurite un po' di più, perché avendo un capello così scuro hai bisogno di avere un po' più di intensità. Quando il sopracciglio si va un po' a perdere, si va a perdere anche l'occhio, l'intensità, soprattutto in fotografia. Lì qua non ha utilizzato linee grafiche, ma come potete vedere è un look tutto sfumato, e qua ha usato la tecnica di cui io vi parlavo prima, cioè ha sfruttato il nero a suo favore creando intensità, creando un occhio allungato verso l'esterno, ma allo stesso tempo andando a camuffare il difetto dell'occhio incappucciato. Abbiamo due occhi che appaiono perfettamente uguali, c'è un bel trucchetto correttivo e soprattutto non è cadente verso il basso, è proprio liftato verso l'alto, mi piace. Vi faccio il confronto con la Clio, perché qua parliamo di 7 anni fa, e parliamo di 7 anni fa anche qua, dove sembra Clio un'altra persona, perché ha cambiato colori di capelli, abbiamo un colore più chiaro, più ramato, più caldo, il colore del sopracciglio è rimasto invariato, ma qua mi piace perché trovo più continuità con i capelli, e ha cambiato anche la forma del sopracciglio rispetto agli anni precedenti, perché abbiamo un sopracciglio più spesso che secondo me dona maggiormente, sempre rotondo perché quello è il suo sopracciglio, lei lo vuole assecondare nella sua forma, ma le chiude di meno lo sguardo. Ha fatto questa bordatura dell'occhio con eyeliner non sfumato, che qui però trovo le stia bene secondo me, perché ha orientato l'eyeliner leggermente più verso l'altro e l'ha inspessito maggiormente. Oltretutto ha fatto anche un'altra cosa, ha applicato dei ciuffetti di ciglia finte. Quando abbiamo un occhio incappucciato discendente, i ciuffetti di ciglia finte sono il nostro più grande alleato. Io ora voglio sapere da voi quale versione tra queste due di Clio preferite. Passiamo adesso molto avanti nel tempo, perché è un video di 2 anni fa. Abbiamo qui una Clio che secondo me ha imparato a
valorizzarsi. Prima cosa è ritornata al biondo. Qua ha un biondo caldo, secondo me le sta bene. Indossa questi colori tenui negli occhi, stanno molto bene lì perché Clio è palesemente in armocromia. Qua ve lo posso dire, un basso contrasto, perché ha comunque un sopracciglio chiaro, un occhio chiaro, la pelle chiara, ha un basso contrasto e i colori più tenui, più pastello su di lei stanno bene. Ha bordato l'occhio col marrone e guardate un po' il lavoro che ha fatto. Io ora cerco di zoomarvelo al massimo. Ha creato nell'angolino esterno una sorta di V qua, non un eyeliner. Perché? Perché andando avanti con l'età la palpebra si incappuccia sempre di più, anche se devo dire che qua mi sembra meno incappucciata, quindi potrebbe anche aver fatto del botox che aiuta a sollevare, ad aprire lo sguardo, non lo so di certo, anche perché non seguo vita, morte e miracoli nella vita di Clio, però vedo che comunque l'occhio mi sembra più aperto. Questa V marrone che va sicuramente a valorizzare lo sguardo, renderlo più intenso senza eccedere, e alla fine dell'occhio ho applicato dei ciuffetti di ciglia finte. Trovo che questo sia uno dei look che la valorizza maggiormente. Qua Clio ha un viso più magro, ha un viso ovale, ha un viso più lungo che largo, quindi anche il lavoro che lei ha fatto rimanendo molto tenue con i colori secondo me va meglio, molto sfumato, perché altrimenti se va a creare delle linee troppo nette tende a spinare il viso ancora di più. Andando avanti con l'età non è l'ideale. Ma arriviamo al 2024, anno in cui c'è un grande cambiamento nella vita di Clio. E no, non sto parlando di quello che pensate, perché questo non è un canale di gossip, ma sto parlando della sua blefaroplastica. Infatti Clio ha deciso quest'anno di fare la blefaroplastica. Dice che non l'ha fatto solo perché le persone le dicevano: ah, ormai stai invecchiando, ah mamma mia queste persone terribili, ti fanno notare il difetto come se tu a casa non avessi gli specchi. Consiglio a queste persone delle sedute di psicoterapia che potrebbero aiutare a risolvere il problema della frustrazione. Sono d'accordo, ma assolutamente sì. Sono d'accordo perché doveva farsela, perché non stava bene il modo in cui era prima? Assolutamente no. Sono d'accordo semplicemente perché se lei stava male nella condizione in cui era e questa la portava ad avere anche un problema a livello di autostima, perché non avrebbe dovuto farlo? Qua vediamo un altro video dove ancora non è guarita, anche qua con tanto tantissimo mascara e sempre il suo eyeliner, ma molto sottile, e anche qua spingendolo leggermente verso l'esterno, leggermente. La trovo molto fresca, molto carina. Arriviamo all'ultimo video dove lei si mostra con un bel look, anche intenso devo dire, dove mi piace tanto. Allora, Clio non ha mai voluto nascondere il fatto che stesse invecchiando, perché tutti invecchiamo. Penso anzi che chi la segua proprio perché lei rappresenta una donna normale che normalmente come tutti invecchia, e dalla quale le persone normali possono prendere spunto per truccarsi. Vi piaccia o che non vi piaccia, secondo me la verità è questa. Questo intervento l'ha davvero ringiovanita, le ha sollevato lo sguardo, gliel'ha aperto, lo sguardo non è più triste verso il basso, ha cambiato anche le sopracciglia, sono un po' più folte, un po' più squadrate, meno rotonde verso il basso. Ha reso protagoniste le sue ciglia, qua ha creato un look sfumato. Io vi ripeto, occhio incappucciato, occhio non incappucciato, per quella che è la morfologia del viso di Clio, secondo me il look sfumato le dona di più. Questa della Clio attuale è la versione che mi piace di più. Bene tesori, questo primo video, questa nuova, non so come dire, questa nuova era delle reaction, analisi, trasformazioni, non so ancora che titolo gli darò. Boh, se avete dei suggerimenti fatemi sapere, se volete che lasci questo format truccatrice reagisce, o se volete che magari lo vada a variare, non lo so, datemi dei suggerimenti.
altrimenti io sono, lo sapete, sempre aperta ai consigli e vi ascolto un sacco. Questo primo episodio direi che volge al termine, sono molto 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 contenta di aver ripreso, spero davvero tanto con tutto il cuore che apprezzerete. Per me è proprio un piacere mostrarvi come anche i miei occhi e la mia mente vanno ad analizzare la persona che ho di fronte, anche per come andrei a truccarla e a valorizzarla. Sono quindi davvero curiosa di sapere anche la vostra opinione in merito a tutto ciò che ho detto. Fatemi sapere se siete d'accordo, se non siete d'accordo, voglio anch'io capire meglio insomma quelli che sono i vostri punti di vista. Per il video di oggi è tutto, tesori, io per il momento vi saluto, vi abbraccio, vi mando un grosso grossissimo bacio, ricordatevi che siete speciali. See you soon!